Abbiamo alzato il livello dell'offerta perché abbiamo autori di grandissima importanza e quest'anno ci sono due grosse novità. Il primo riguarda l'area dove si sviluppa questa, questo messaggio culturale che è il nuovo living del, del Patapata e la seconda cosa è la prima edizione di cogitare, cioè pensare. Che ha praticamente un, uh, presenta un contenitore diverso rispetto ad autori e libri, perché non si tratta delle interviste autori, ma sono delle lexio magistralis di eh, diversi esponenti eh, della, della cultura italiana. Cominceremo con Umberto Galimberti, sicuramente tra i più importanti filosofi viventi, poi con Luca Sommi, giornalista e intellettuale raffinato, poi con Maurizio Crosetti, che è una firma storica di Repubblica, e col professor Orazio Carpenzano, che è il preside della Facoltà di di architettura alla Sapienza a Roma che svilupperà anche un tema appunto dove va l'architettura moderna oggi e servirà anche come corso di eh, formazione. Tengo a precisare che queste due iniziative pur facendo parte di un unico evento e praticamente fa parte di un circuito indipendente perché si svolge in uno spazio oh, privato e quindi non ha il paracadute delle risorse pubbliche. Ciò nonostante però devo dire che le alte istituzioni regionali, assessorato al turismo, e beni culturali all'identità siciliana, la presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, la Cancom del sud-est e il libero consorzio dei comuni, hanno voluto dare in modo entusiastico il loro patrocinio gratuito per sostenere questo Progetto, che evidentemente è assecondato da imprenditori e imprese eh, molto illuminate che ovviamente hanno creduto nel nostro progetto. Si comincerà il 27 di luglio e si finirà il 4 di settembre. Questa iniziativa ci sta dimostrando di anno in anno di avere sempre più nomi prestigiosi, si comincia tra una settimana. Con Umberto Garimbetti, basta il nome, insomma, un luminare della psichiatria italiana, un grande divulgatore. Poi Giancarlo De Cataldo, insomma, e, e Cristina Cassarscaglia, veramente molti, molti temi, con la differenza di, questo, di questa sezione cogitare, no? che non è solo il libro, ma è, il libro diventa un, un ponte per, per parlare d'altro. Saranno quattro lezioni credo interessanti.